Freestation, www.radiofreestation.com. Buon ascolto. Aspetti, allora, buon pomeriggio, sono le ore 17 e io con immenso piacere ho l'onore di avere qui nel salotto di Mirtilla un grande, non soltanto della musica italiana, ma anche, posso dirlo, penso ad alta voce, della musica napoletana. Lui è Fausto Cigliano. Fausto, non le c'è? Eccomi. Ecco qui con noi, quindi, ripeto, per me è un grande onore averla qui, perché è un pochettino la storia, se vogliamo, di quella che è stata non soltanto la musica italiana, ma anche e forse soprattutto la musica napoletana. Però io vorrei parlare un pochettino di lei, di quando il piccolo Fausto ha cominciato praticamente a cantare. Allora, quando io ho cominciato a cantare, io ricordo quando abitavo a via Carbacara al Vomero, avevamo un bel terrazzo e da lì un grande giardino davanti, che poi ci hanno fatto un palazzone recentemente, da qualche anno fa insomma, che comunicava con un nightclub. Io non avevo cominciato ancora a cantare. Da questo nightclub che stava sulla strada che andava verso San Martino, ma che c'era questa piccola apertura che consentiva di ascoltare chi cantasse eccetera eccetera, c'era sempre tutte le sere una voce femminile che cantava molto bene, e da questo momento io ho preso l'iniziativa una sera di fare un passaggio ad andare a vedere chi era che cantava in quel locale, quel nightclub, perché allora si usavano molto i nightclub, e guarda caso chi cantava, chi era? Gloria Christian, che naturalmente io non conoscevo. E quindi da questo contatto con questa bravissima cantante, contatto diciamo così di conoscenza e di ascolto, ho cominciato a cantare anch'io, cioè ho preso un po' la passione del canto ascoltando da lontano, dal terrazzo mio, questa Gloria Christian, questa grande Gloria Christian che cantava. Allora i locali si chiamavano nightclub. Quindi lei in pratica, finché non ha conosciuto la grande Gloria Christian, non aveva mai pensato di poter cantare un giorno? Non avevo ancora pensato di cantare, è da lì che sono partito a cantare. Ho capito. E qual è stata la prima canzone che lei ha cantato? Lo ricorda? Questa non è una cosa facile. Io dico la canzone che comunque l'ha fatta conoscere al pubblico. Che mi ha fatto conoscere al pubblico forse Se Domani, però non era la prima. Non era in pratica la prima canzone che lei cantava. E, fra tutti quanti i cantanti che lei ha conosciuto, o comunque non solo cantanti ma anche attori, perché lei in pratica ha lavorato anche a livello diciamo cinematografico, qual è la persona che le è rimasta maggiormente nel cuore? Dunque, ne ha avute tante, quindi è difficile, credo. Io conoscevo naturalmente, ed era molto bravo, Nicola Rigliano, che forse lei non ricorda. Sì, lo ricordo vagamente, sì, lo ricordo. E ovviamente Gloria Christian, perché era la prima voce che mi è venuta incontro, insomma, come ascolto, ovviamente. E poi c'erano tanti, c'era... Morricone è musicista, sì, tra i primi incontri che ho avuto quando ho cominciato a cantare ho conosciuto Ennio Morricone, insomma, che non canta logicamente, ma che è il grandissimo musicista, è stato un grande musicista certamente, eccetera eccetera, per cui i primi arrangiamentini mi li ha fatti. Poi io devo premettere che ho cominciato a cantare nei locali notturni, nei nightclub. E nei nightclub c'era un'usanza, adesso vi dico una cosa curiosa, non si spaventi e non si spaventi nemmeno chi ascolta. No. C'era un'usanza tra quelli che stavano nell'orchestra di usare una maniera di parlare per poter parlare e non essere ascoltati, non essere riconosciuti in quello che dicevano. E questa era la parlesia bacana, si chiamava. Ah.
Quindi uno parlava, ma non si riusciva a capire che cosa stessero dicendo. Sì, perché si facevano delle considerazioni, per esempio, le dico una cosa, mentre io stavo cantando in una pausa, quando c'era l'assolo dell'orchestra, io potevo dire a uno degli orchestrali, eccetera, Apunisha e Amalaut, cioè guarda quella ragazza lì, quindi questa era la parlesia bacala. Ho capito, praticamente soltanto voi eravate in grado di poter capire quello che uno stava dicendo. Era una terminologia che si usava nella Galleria di Napoli, allora all'epoca, appunto per poter dire delle cose e non essere contraddetto, insomma. Ripeto, a quell'epoca ciò che andava di più era il nightclub, cioè il locale notturno, il piccolo locale notturno anche con l'orchestrina che stava lì, e quindi non si poteva segnalare, perché ti voglio dire, una bella ragazza che stava ballando, perché magari ci stava il fidanzato là, e allora Certamente. diceva tra di noi, si usava questa maniera di parlare, che appunto era la parlesia bacana, per non essere notati, insomma, perché se io dicevo Apunisha e Amalaut, nessuno poteva capire Certamente. che avessi detto. Senta, io intanto farei sentire una sua prima canzone, una canzone che lei ha cantato con Jean Pitney, credo sia al Festival di Sanremo del 1959, credo, canzone che poi è stata cantata anche dalla grande Mina. Io parlo di E se domani. Ricorda quando... 64. Ah, ecco, era il periodo in cui praticamente quando si andava a Sanremo i cantanti dovevano salire sul palco e cantare, c'era un cantante italiano e un cantante straniero e a lei appunto toccò, se vogliamo, questo Jean Pitney che comunque penso che divenne abbastanza famoso anche con questa sua canzone. Che ricordo ha lei di Jean Pitney? Ma il ricordo naturalmente di una bravissima persona e di un bravissimo interprete, insomma. Quando le canzoni in genere si cantavano quasi sempre, almeno nei primi periodi, In coppia, ecco. in doppia veste. Allora, in quel caso lì era il mio coinquilino, diciamo, usando un termine un pochettino strano, era Gene Pitney. Noi lo facciamo ascoltare, quindi facciamo ascoltare questa stupenda canzone dal titolo E se domani, cantata dal bravissimo Fausto Cigliano. Per voi, Radio Free Station. Se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanca di me, quello che basta all'altra gente, no, non mi darà, nemmeno l'ombra della perduta felicità. Se domani, sottolineo se, perdessi te, avrei perduto il mondo intero, non solo darà,
aperta, felicità. E noi torniamo qui in diretta con il nostro Fausto Cigliano. Allora, è una canzone stupenda questa, è una canzone bellissima che ancora oggi viene apprezzata ed ascoltata da parecchie persone, da tutto il mondo addirittura, credo. Che ricorda di questa canzone? All'uscita Carlo Alberto Rossi mi mandò le parole, anzi Calabrese, che è l'autore delle parole, mi mandarono le parole all'inizio. Io leggendo la canzone davo naturalmente il via e la prima cosa che feci dissi: guardate, fate come volete, ma la cosa più importante è che mantenete in evidenza, mettiamo il caso e sottolineo se addirittura fermai perché lì era una cosa strana dire una terminologia, un parlato in quella maniera, un cantato in quella maniera, mettiamo il caso, ma mai si era visto in una canzone. E infatti, mettiamo il caso e sottolineo il sé, è una cosa veramente particolare, no? Sentire appunto una cosa del genere. Torniamo un pochettino invece, io direi, a lei. Allora, noi, cioè lei ha scritto anche delle bellissime canzoni, ha scritto delle canzoni napoletane. Come mai, secondo lei, questo Festival di Napoli, che è stato praticamente il primo festival nazionale che c'è stato qui in Italia, della canzone, prima ancora di Sanremo, oggigiorno non c'è più? Non c'è più, questo vanno a capire, non è una cosa facile poterlo dire, perché si vede che allora la canzone napoletana, tra l'altro il primo festival della canzone napoletana, credo che lo feci assieme a Te Direno io. Sì, infatti. E da quel momento in poi si sarà formato uno strano intreccio di cose positive e negative, non parlo del personaggio mio per esempio, insomma da quando ha cominciato a scoppiare la canzone napoletana, a partire appunto da Esse Domani, è cambiato tutto, insomma. E che cosa bisognerebbe fare secondo lei per poterla, se ci fosse la possibilità? Noi ieri abbiamo avuto modo di parlare con una cantante napoletana, Anna Merolla, che veramente quasi piangeva per questa canzone napoletana che in pratica sta sparendo. Non c'è nulla da fare secondo lei? Guardi, certo non gira voce del Festival della Canzone Napoletana, è stato praticamente messo in angolo col tempo, perché magari ci sono stati dei periodi di cantanti di canzoni diverse, ma solamente è rimasto in piedi il Festival di Sanremo in un certo senso, ma non siamo usciti, perché il Festival di Napoli sarebbe praticamente la rappresentanza attuale della canzone napoletana, che è stata storicamente la canzone più diffusa nel mondo, a partire appunto dal trionfo universale di Osole Mio, insomma. Non dimentichiamo appunto che Osole Mio penso che sia stato cantato dai più grandi cantanti internazionali, è una delle canzoni che praticamente rappresenta ancora oggi non soltanto l'Italia, ma io dico addirittura proprio, cioè non soltanto Napoli, ma addirittura l'Italia in generale, perché la lingua napoletana è una lingua che viene, credo io, capita un pochettino in tutto il mondo. Parlando del Festival di Sanremo, io vorrei proprio far ascoltare Sarà Chissà, che è appunto la canzone che lei ha cantato insieme a Te Direno al Festival di Napoli nel 1959, dove praticamente lei, se non ricordo male, ha vinto.
Sì, ho vinto, sì. Ha vinto con questa canzone. E diciamo, le emozioni di quel tempo, le ricorda ancora? Sono emozioni, però le dico la verità, che evidentemente dal momento che era agli inizi anch'io, con l'entusiasmo e con la forza di entrare in questo nuovo ambiente, in questa cosa qua, insomma, ho avvertito poco l'idea di essere travolto completamente da queste cose, capito? Ma è questa canzone, questa vittoria, le ha un po' cambiato la vita? Ma sicuramente in un certo periodo possiamo dire che mi ha cambiato la vita, poi la vita ha avuto altre direzioni, parlo anche dal punto di vista musicale, perché parlavamo del Festival Napoletano di allora, Festival Napoletano di fatto adesso tra l'altro non c'è più, quindi... Certo, intanto io voglio leggere un commento fatto da Nello Ferrara, che dice: non per far torto a Jean Pitney, però quella di Fausto Cigliano a livello di Se domani è impareggiabile, e io voglio confermarlo, perché non c'è confronto fra la voce di Fausto, che è molto molto più calda rispetto a quella di Jean Pitney, che comunque io la sentivo più fredda nella emotivamente cantata, dico io. Lo so, però bisogna anche premettere o postmettere che Jean Pitney praticamente veniva da lontano. Certo. La volontaria, insomma. Certo, infatti. E allora ascoltiamo questa bellissima canzone che ha praticamente mandato sul podio il nostro Fausto Cigliano nel Festival del 1959 di Napoli, e l'ascoltiamo insieme. Benissimo. Ah, è un peccato comunque, è un peccato che io a volte dico è impossibile, eppure. Prima sera, oh, sola poca poca se ne scise, stringe d'embraccio a me occhi chiusi. Io mi ricordo qualche film, perché ogni tanto in televisione fanno vedere dei film musicali che purtroppo oggi non fanno più, e devo dire che me lo rivedo in questo momento nei film col suo ciuffetto. Ho fatto qualche film. Sì, ma poi ne parliamo. Ha fatto anche Cerasella, se non ricordo male. Chi c'era come cantante, cioè come attrice? Te voglio bene, oh cielo bello in Napoli che è fatta per cantare mille canzoni. Sarà chissà, forse sarà sto cuore che è troppo innamorato. Stasera tutta vita sospira m'abbracciata, amore mio. Chiano chiano so su addormuta tutti i mandolini, more ballare all'urde ma canzone spunta l'alba e se nasce una luna. Sarra, sarra pusilla che camma fa sospirare, voglio bene, oh cielo bello in Napoli che è fatta per cantare mille canzoni. Sarà chissà, forse sarà sto cuore che è troppo innamorato. Stasera tutta vita
vita su spino m'abbracciate. E noi torniamo qui in diretta, con il nostro grande Fausto Cigliano. Allora, bambino, dai, non esageriamo. Dobbiamo dire che è stato grande. Non possiamo non dirlo e non riconoscerlo. Io penso che sia stato un pochettino... Lo devo anche a una certa età. Però io devo dire che il suo passato è comunque un passato diciamo molto apprezzato dai magari dai fratelli più grandi, dai nostri genitori, perché comunque e lei ha rappresentato un po' con la musica non soltanto, ripeto, italiana, ma anche napoletana, quindi cioè Fausto Cigliano è Fausto Cigliano, è lui e basta, non ce ne stanno altri. Sul fatto dell'interpretazione, come le ho detto, la cosa fondamentale è che ai primi tempi si cantava nei nightclub, raccontato, e lì si cantavano tutte le canzoni napoletane, non napoletane, americane soprattutto, quindi il repertorio era misto. Era misto. Senta, un'altra cosa che volevo chiederle, lei non dobbiamo dimenticare che era un gran bel ragazzo, e ha partecipato anche a diversi film, dei film che lei ha fatto, quelli più importanti, quelli che io posso menzionare, sono appunto Cerasella, e ricorda chi era la sua partner, visto che poi andando avanti vedremo che lei comunque ha dedicato tante canzoni alle belle donne dell'epoca, ha dedicato canzoni a Sofia Loren, a Brigitte Bardot e credo anche ad altre. Chi è che aveva praticamente, che aveva diciamo il personaggio femminile di Cerasella? Perché se non ricordo male Cerasella non era altro che una ragazza. È logico. Era praticamente Claudia Mori. Claudia Mori, che aveva fatto appunto questo film di Cerasella. E era una bambina anche lei a quell'epoca, come lei, come Fausto. Poi ho fatto anche Ragazzi della Marina, Classe di Ferro, vabbè, questo era anche importante, questa, Guardia, Ladro e Cameriera. Quello anche, sì, molto bello. E, fra gli attori di quel periodo, a parte le canzoni che lei ha dedicato, le attrici anzi, non attori, qual era l'attrice che lei amava di più? Amava nel senso buono della parola, nel senso che le piaceva maggiormente? Ce n'erano tantissime, tra l'altro. Lo so, però naturalmente il tempo è talmente lontano che non riesco a... Chi c'era a quell'epoca? C'era Sofia Loren, c'era Gina Lollobrigida, la Cardinale, io parlo a livello di attrici tutte brave, ma secondo me la più importante era proprio Gina, la più importante per la completezza del personaggio, che era una bella donna logicamente, eccetera eccetera, era Gina Lollobrigida. Gina Lollobrigida, la grande Gina. Io devo dire una cosa, che cioè senza nulla togliere alla grande Sofia Loren, devo dire che preferivo anch'io la Gina Lollobrigida, perché aveva un viso, forse la carnagione bianca, forse perché era comunque ai confini con la ciociaria, perché io ho vissuto molto in ciociaria, perché lei, se non ricordo male, era nata a Subiaco, o forse ecco perché era più vicina a noi, io l'adoravo anche io molto molto di più. E io vorrei far ascoltare proprio la canzone che penso sia stata un pochettino il motivo per cui è stato fatto questo film, questa Cerasella che rappresentava che cosa? È una parola. Ascoltiamo la canzone insieme? Piccola Cerasella significa piccola ciliegia. Piccola ciliegia in napoletano. E questa piccola ciliegia era rappresentata anche da una ragazza. Sì. E allora l'ascoltiamo insieme. Cerasella cantata dal grande Fausto Cigliano per voi. Una strega dispettosa, disgraziata, che ti sposa. No, no, è che serenata è, gli insulti. Eh sì, è naturale, così quella s'arrabbia, scende giù e noi non perdiamo più tempo. Sì, vabbè, comunque io a Cerasella non ce lo dico, strega. Anisette, eh?
Sentite, non scherziamo, sapete, questa è una cosa seria, si tratta della mia felicità. Ci vorrebbe, non so, una cosa poetica. È una donna, è Cerasella. Una volta aspra come il limone, un'altra dolce come una cerasa. Limone e cerasa, cerasa e limone, cerasa. Sì, limone, sì, cerasa, sotto smuga de scarpa de paesuccia. Luna pisenza erte pomarola, na piante rosa tenere e gentile, au viente na camisa e doie lanzola, chi ste o barcone tuie, tu che stasi, cerasella, cerasella. Dindo diembre il limone, maria lastra, schiaffone, cerasella, cerasella. Mo io ti imbriccerasi d'un vaso, si limone, si cerasa, sotto sole che te scarfa te fai doce, si fa fritto, si namela, e l'amore d'indogore te se gè, e la cerasella, cerasella. Vole dice sta canzone per la sprezza e sta passione, cuore mio. Se fa limone, ah, e ti oh, la anima tua suona, cretino, suona. Ti pago per questo. Sì, ma il bagno non era compreso. Ti pago il doppio. Suona, va bene. Suona voce e campa giorna mare a sospira cerasella, cerasella. Dinto diembre il limone, maria lastro, schiaffone, cerasella, cerasella. Mogo diembre, cerasa d'un vaso, si limone. Che succede? È quello stupido di Alfredo, adesso gli vado a dire due parole. Dormiti, Salvatore, dormi. Si fa fritto, si navela, è l'amore dinto cuore de sege, è la cerasella. C'era se vuole dice sta canzone per la sprezza e sta passione, si c'era se o si limone, si c'era se si limone, c'era se la c'era se. C'era sei per me la scopa, scappa, scappa. C'era sei per me la scopa. Adesso ci penso io. Ah, no, fermo, no, vieni qui. No, no, c'era sei, scusa. Fermi, portalo. Piano, piano. Piano, piano. C'era sei. Eravamo rimasti d'accordo di non farle male. E quello non mi ha tirato l'acqua in testa. E tu vuoi mettere l'acqua col mandolino? Nacchino, uno schiaffone. E tu lo vuoi spicciarmi, se no vado via solo. Sei un villano. Pura chitarra. In pratica questo era una Cerasella tratta proprio dal film di Cerasella, questa ragazza che quindi a volte in pratica era dolcissima, quindi era dolce come una ciliegia, altre volte invece era come un limone, aspro, cattivo. Ed è praticamente penso che sia un po' la donna così, no? Che a volte è dolce, a volte diventa invece dura. È vero, però la donna d'altri tempi, Certamente, certamente. Mi chiede Nello, che suggerimento darebbe ad un principiante che vuole intraprendere la carriera di cantante, visti i tempi difficili e competitivi che ci sono oggi? Io direi la prima cosa di cantare bene. Quindi la bella voce. Di avere una bella voce, di cantare bene, di essere intonata, ma ci sono parecchie persone, parecchi ragazzi e ragazze anche che di questi tempi cantano molto bene e quindi riescono a trovare la strada. Io non so se funzionino ancora i night club, perché allora la partenza veniva sempre da lì. Da lì. Oggi invece la partenza è tutt'altra cosa, insomma.
ci sono i talent show, le partenze sono le talent show, che è diventato uno dei programmi più seguiti, dove si lanciano i ragazzi e poi però non vengono seguiti per tutto il loro percorso. Nel frattempo io voglio dirle che ci sono due carissimi amici che appunto la salutano, e sono Franco Morgese, il chitarrista, e Nello Ferrara, che stanno ascoltando e che vogliono salutare il maestro Cigliano. Non mi dire. Sì. È un piacere, naturalmente. Lo stato. Io non so se poi riesco, vabbè, ma tanto so che voi siete amici, quindi sicuramente vi sentirete fra di voi, però io so che Nello Ferrara è molto legato al nostro Fausto e mai si sarebbe persa questa diretta, credo che lui sicuramente me lo confermerà. Io intanto vorrei salutare il chitarrista Franco Morgese. Intanto un'altra canzone molto bella, che credo sia La dolcezza infinita, soprattutto cantata da lei, è Anna McCora. Sì. Ma ce ne vuole canta appena appena un pezzettino in diretta, poco? Allora, veniamo già così, Anna McCora, non ce la sanno più, manca buon'ora. Tu desideriete, ma fa paura, canta con te, sempre con te, per non morire, eccetera. Bravissimo! E io le dico che questa canzone è rimasta tale e quale a come la canta oggi. Quindi Anima e Core, cantata da Fausto Cigliano, per voi. Capardimma pace o suono, non ci dicimma mai perché. Bocca cavasa non ne vonna, non so sti bocca poi ne. Ora da chi ambe non rispunna, la fa dispietto a me. Tenim già così, anime core, e non ci lasciam più, manca panora. Stu desiderio e te, ma fa paura. Hey.
Ebbene, dopo che tenimmici a cussia nel mio cuore, noi torniamo in diretta. Io devo dire appunto che questa secondo me è la canzone per eccellenza più romantica a livello di canzone napoletana, o ce ne sono delle altre? Ma guardi, ce ne sono anche tante, però questa evidentemente ha proprio, come dire, la caratteristica e il senso, anche in un certo senso la capacità di assimilare l'effetto dell'amore con immediatezza, ecco. Infatti, lei praticamente ha raccolto anche nel 99, ha pubblicato un CD del Teatro della Canzone Napoletana, dove ha raccolto 13 canzoni di notissimi artisti teatrali tipo Totò, Pupella Maggio, Edoardo e Peppino De Filippo, Angela Pagano, Nino Taranto. Questi erano i grandi veramente cantanti, oltre che attori e soprattutto commediografi della Napoli di un tempo. Questi artisti che secondo me difficilmente verranno sostituiti con altri artisti giovani, moderni di oggi, perché loro penso che abbiano fatto non soltanto la storia della musica, del cinema italiano e napoletano, ma anche a livello proprio mondiale, perché Totò credo che sia stato visto in tutto il mondo, lo stesso le commedie del grande Edoardo e del grande Peppino De Filippo. Lei ha avuto modo di conoscere uno di questi personaggi proprio a tu per tu? Ritengo che li ho conosciuti tutti. Tutti? Cioè sia Totò, Peppino, Edoardo, Taranto? Totò, tra l'altro, io una volta andai a casa sua, questo ripeto naturalmente molti anni fa, e come entrai a casa di andai con mio fratello, che era a Roma in quell'epoca, e come entrai vidi una cosa strana che non avevo mai visto. E domandai a mio fratello, che stava parlando con Totò in quel momento, se poteva domandargli che cosa fosse questo, quell'oggetto che avevo visto all'ingresso, e lui mi disse che era una. E Totò disse: ma perché le piace? e può darsi, insomma, disse, insomma, fece capire che evidentemente era attratto da questo. E poi con un giradischi, uno dei primi giradischi di quelli che si inseriva il 45 giri dentro, e suonavano, no? E si ascoltava queste cose qua, quindi mi fece avere era un mangiadischi, si chiamava allora questa cosa qua. Tra l'altro che io conservo ancora qua a casa. Quindi erano i primi mangiadischi, quindi non giradischi, dove tu mettevi il disco sopra e c'era la puntina che tu vedevi girare praticamente, ma quelli che dove inserivi il disco e se li mangiava tutti, in poche parole. Esatto. Ho capito. Io vorrei far ascoltare una è di Totò. Ma apparentemente si dice che sia che era una persona timida, diciamo, a livello di rapporti con gli altri, quando invece nello spettacolo dava tutto se stesso a livello comico, di comicità. È un gran signore. Lui era un nome da nobile, insomma, Antonio De Curtis. Il principe Antonio De Curtis. De Curtis, quindi. Era una persona straordinaria. Senta, e tra Peppino ed Edoardo, dei due, chi era più aperto caratterialmente parlando? E forse io direi, ma questo è un po' difficile da dire, tra Peppino ed Edoardo. Erano tutti e due assolutamente disponibili da parlare, da fare, insomma, delle persone straordinarie. Io credo che sono stato anche a casa di Totò, di De Filippo, anche a casa di De Filippo, insomma, li ho conosciuti bene ed erano straordinari.
tutti e due, il grande praticamente Edoardo, che se non sbaglio comunque era più scrittore, no? Edoardo lo ricordiamo più come scrittore di commedie, e l'altro invece Peppino più a livello di interpretazione di commedie. Esattamente. Vorrei far ascoltare adesso una canzone che ha scritto lei, una canzone dal titolo Nella mia città. Questa canzone, quando, cioè sicuramente si riferisce a Napoli, credo. Sì. Ricorda quando l'ha scritta? È una delle sue prime canzoni? Adesso, quando l'ho scritta, certamente molto tempo fa, ora, certo. Con l'esattezza non so dirle. Era una delle prime canzoni comunque che lei scriveva? Sì, sì, una delle prime canzoni che ho scritto. Nella mia città, manate sulle spalle, non c'è chi te ne dà. Nella mia città, panini e bustarelle, ci vanno per campare. E noi adesso la facciamo 1974. 74. E noi la andiamo ad ascoltare, questa bellissima canzone scritta e cantata da Fausto Cigliano per voi. Se giri in mezzo al traffico comprenderai perché. Nella mia città la vita assai difficile, l'amore più non c'è, filosofia dei tarallucci e vino. Del meno peggio che t'accontenta, in una stanza cinque in un lettino, ma televisore frigo e ti canta, che bella cosa la giornata al sole, anche se fuori piove a dirotto, la bancarella più di parole, ed il problema sembra risolto. C'è chi te ne dà, nella mia città ci vuole un bel coraggio per vivere e campare. È successo una cosa. Torniamo in diretta noi con il nostro Fausto Cigliano. Fausto, questa canzone da chi era stata musicata? Quale? Nella mia città? Sì. Da me, l'ho scritta io. L'ha scritta lei, e le musiche erano di Ennio Morricone? Sì, sì. Ennio Morricone, e lei appunto stava parlando di questo Ennio Morricone che l'orchestra è di Morricone, sì sì, l'orchestra, certo, e l'orchestra era di Morricone, come le dicevo poco fa. Ennio, quando io l'ho conosciuto, era un dodecafonico, praticamente. Poi col tempo, quindi le prime canzoni le ha fatte per me, le ha orchestrate per me nel 59. Ah, ho capito. Ho capito. Un'altra domanda che mi viene fatta: quali grandi ricordi ha del periodo in cui lei si è legato professionalmente al grande chitarrista Mario Gangi? Beh, intanto Mario Gangi è stato il mio maestro da un punto di vista chitarristico, e poi siamo diventati, ci siamo collegati ed allegati, diciamo, nel fare delle cose che logicamente fatte da lui, che era chitarrista ma era anche un grande musicista, risultavano perfettamente bene. Quindi il duo di chitarre che ho fatto con Mario Gangi, con tutto il repertorio eccetera eccetera, merito di questo incontro particolare che avevo avuto con questo grande musicista. Certo, il grande Morricone. Senta, non abbiamo detto che lei ha composto anche la colonna sonora di uno sceneggiato dal titolo Camilla, e lì c'è stato sicuramente tantissimo lavoro da parte sua. Questo senz'altro. Perché quante puntate erano? Circa una sessantina, se non ricordo male. Allora, adesso non ricordo onestamente. Una sessantina di puntate, quindi ha dovuto lavorare tanto per poter accompagnare questo sceneggiato con la sua dolcissima musica. Sì. E,
puntate erano addirittura. Sì, sì, 60 puntate, 60 puntate di Camilla, quindi tanto, tantissimo lavoro da parte sua. Nel suo campo, cioè lei preferiva fare l'attore, fare diciamo il compositore oppure cantare? Ma io credo che la mia attitudine fondamentale è stato più il cantare, perché disponevo di una voce, non voglio fare reclam di me stesso, ma di una voce veramente straordinaria, una qualità di voce. Certo. E quindi come timbro, come anche come come dire, era la tonalità che era bella, era molto calda come voce. Sì, sì, era una voce straordinaria, insomma, va. E infatti la chitarra logicamente che mi aiutava, perché anche in quel caso lì Mario Gangi è stato fondamentale per me, perché era un grande chitarrista, insomma. E noi facciamo ascoltare la voce caldissima del nostro Fausto Cigliano in una interpretazione che credo sia veramente a livello mondiale. Una canzone che tutti conoscono, O Sole Mio. L'ascoltiamo insieme, Fausto? Come no? Ok. È una giornata sola, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata sola. Sole, più bello in è, sole mio, sta in fronte a te. Fatto con Mario Gangi.
E noi torniamo qui in diretta, voglio appunto ripetere un qualcosa che ci sta scrivendo Nello, che indubbiamente conosce molto bene non soltanto Fausto ma soprattutto la musica e quindi coloro i quali hanno lavorato per le nostre canzoni. E appunto ci diceva che Mario Gangi ha scritto molti libri didattici proprio per lo studio della chitarra e indubbiamente continua a rimanere in ogni caso un maestro della chitarra. Sì, anche se purtroppo non c'è più, però è stato un maestro, un grande maestro. Soprattutto appunto avendo lasciato dei libri, logicamente credo che siano i primi libri che coloro i quali vogliono avvicinarsi allo studio della chitarra sicuramente avranno in mano per poter iniziare a strimpellare, come dico io, la chitarra. Io ho qui una canzone, credo sia cantata da voi, di Cirincello Voi, cantata da Fausto Cigliano e proprio Mario Gangi. Ascoltiamo insieme questa bellissima canzone. Noi torniamo in diretta con il grande Fausto Cigliano. Fausto, il tempo vola quando si sta in buona compagnia, quando si ascolta bella musica, quando si ascoltano dei grandi della musica italiana. Io le chiederei semplicemente di salutare il nostro pubblico, il pubblico di Radio Gli Ascoltatori, di Radio Free Station, così almeno per avere una dedica anche da parte sua a noi. Sì. Allora,
cari Free Station amici, è stata veramente una emozione notevole avere contatto con voi, e meno male che questo contatto è stato un contatto, diciamo così, tecnico, nel senso, cioè l'ascolto dei dischi, perché se no non avrei avuto la capacità, per l'emozione, di farvi ascoltare qualcosa in diretta, capito? E viva voi! Ma io devo dire che qualcosa in diretta lei ce l'ha cantato, e io le dedico una canzone cantata da un cantante che lei sicuramente non conosce, perché è un cantante che ha cantato tantissime canzoni, però lei probabilmente lo avrà dimenticato. Fausto, una canzone dal titolo, e la voglio dedicare a lei, Tu sì, una cosa grande. Il cantante è Fausto Cigliano. Io ringrazio lui per essere stato in nostra compagnia e le dico, lei è stato e sarà sempre un grande cantante della nostra musica italiana. Lei è veramente molto gentile, e anche il signor Fausto Cigliano. Sono io qui che ringrazio me stesso. Io gliela dedico con tutta me stessa, con tutto il cuore, e soprattutto da parte di tutto lo staff di Radio Free Station. Per lei, Tu sì, una cosa grande. Voglio di nuovo ringraziarla per essere stato qui con noi. Grazie Fausto. Io che ringrazio lei e tutti coloro che ci hanno ascoltato, perché trovarsi ancora a